Pronto? Corriere Concetto? Sì? Mi scusi tanto per l'ora, sono Silvestri del condominio di via Poggio Catino dove state lavorando, geometra. Per il problema di ieri, non so, hanno avvisato gli operai questa infiltrazione che ci ho avuto? No, non ho capito niente. Allora, chiedo scusa. Io mi chiamo Silvestri, abito a via Poggio Catino al quarto piano. Non so se lei è responsabile come geometra dei lavori che stanno facendo lì al quinto piano. Responsabile dei lavori io? Non lo so, mi hanno dato questo numero gli operai. Via Poggio Catino qual è? Via Poggio Catino, avete fatto tutta la ristrutturazione o quelle mattonelle 10-10 anni 50? No, guardi, forse sto sbagliando, io non ho. L'appartamento famiglia Lorenzini, c'è cioè una ditta, si chiama Servizi e Ah, Servizi. Lorenzini, oh, perfetto, benissimo. Ah, Ecco, già, giusto, via Poggio Catino, va siccome bene. abbiamo avuto un'infiltrazione, l'operaio ha detto a mia moglie di rivolgermi a lei, ci ha dato due numeri, di studio e cellulare. Volevo sapere se avete Ma fatto qualche. infiltrazione di che cosa? Dal muro con la giù dell'acqua perché probabilmente aveva tappato qualche scarico, non so che possa. Allora, no, dunque, aspetti un attimo. Allora, il problema è questo, forse, perché quando loro avevamo delle infiltrazioni noi Sopra? Ah, sopra, che ci siamo eccolo. trovati, e queste infiltrazioni erano dovute ad un discendente del condominiale Ah. Ah. che andava all'interno della parete. E messo in maniera abbastanza strana e rocambolesca, con una specie di tipo scatola di derivazione, e noi abbiamo cercato di sistemarlo, abbiamo Sistemarlo aperto l'ha tappato tutto. allora questo. No, vuol dire che questo discendente, questa scatola di derivazione, Sì. adesso che forse è piovuto, Ah. ha avuto dei problemi di rigurgito a Mamma questo mia, punto. mamma mia. Allora adesso dobbiamo di nuovo, perché noi abbiamo riaperto ed è tutta una storia che Ah, ci allora siamo adesso trovati. lei ne ha già conoscenza Sì, probabilmente. sarà questa qui perché. Allora dunque, mi faccia capire, sul lato esterno della parete, Sì. verso il cortile, Sì. allora è quella lì. Allora ho Purtroppo è capito, lui quella lì che non è. avete attappato, c'è stato il rigurgito, adesso deve rompere, ristapparlo e. Madonna mia. Ma io guardi. No, non è che Ma chi è che ha abbiamo. fatto questo? Ma c'è un architetto responsabile o qualche scemo lì che No, no, comanda? non c'entra nulla lì. Questa è una cosa che è stata, ci siamo trovati Si può noi tappare uno col sfiato così. vecchio. Sì, infatti abbiamo fatto noi, addirittura pensi, abbiamo creato noi lo sfiato. Perché addirittura c'è questa umidità da noi. C'è stata comunque qualche imperizia, che io sono salito, ho visto gli operai un po' perplessi, poi ho visto delle mattonelle ridicole 10x10, cioè delle cose stanno Dove? facendo orripilanti. Dove 10x10? Scusami, faccia capire. Cioè, utilizzano questa ditta delle mattonelle, quelle che andavano negli anni 50 a casa di mia madre. Ma dove? Al bagno, dice lei? E Sì, ma anche in cucina, credo. noi che c'entra questo A me è discorso? una cosa orribile, cioè, Ma è non. orribile, questo è un gusto suo, Come? che gusti fa lei? Non mi dica Scusi, adesso. 10-10 si usano Ma tranquillamente avevo i per tutte le mostaccioli cose. che andavano alle cucine quelle murature E 20 anni. allora che Una discorso cosa fa? tristissima, però non c'è. Allora, che Sì. sia tristissima, che Ma si significa capisce questo proprio la mano rispetto di al qualche. lavoro? Scusi, non c'entra Con mia niente moglie questo. ci siamo messi a ridere che dico, questi non solo sono inesperti, ma hanno fatto delle pagliacciate, dice che danno il sapone sul muro. Cioè, cose No, incredibili. no, guardi, non c'entra Ha detto nulla. un operaio a mia moglie che c'è uno che vuole Guardi. mettere il sapone sul muro. Adesso lei non so se lo conosce, ma sarà responsabile dell'azienda. La saponata sul muro? Il che? Lei forse non lo sa. Le mettiamo nelle case particolari anche Ma di molto pregio pregio. particolare, ci sono le ragazze che si offrono gratis a pagamento, si mette la saponata sul muro, nei No, bagni, no, no. sapete? A No, tempi no, di. è un modo di parlare della saponata, ma è un tipo di prodotto con tipo cerato, è naturale, guardi, Ma stia se c'è un po' tranquillo. di umidità lì con il Allora. sapone viene a casa mia, mi viene pure il sapone a casa mia, vi denuncio, No, eh. Non mi tutt'altro. portate il sapone in casa che io vi denuncio, geometra, eh. Allora, forse non ha capito. Allora, è il modo di parlare, il sapone. Stiamo Ah. parlando di sapone di Ha detto l'operaio, massimiliano. mio amico, questa è la saponata, c'era una prova sul muro, ma siccome lei ha fatto un'osservazione di queste mattonelle ridicole, allora dice, ma questo è uno strano, parlerà di qualche architetto che c'hanno questi, no? Beh? Dice, mette pure il sapone sul muro, mia moglie dice, ma che è scemo, No, incredibile. no, guardi, non Ma è chi è così. responsabile? Ivano Allora, non Beccafico. è così. Allora, le posso dire questo. Dunque, Non lo innanzitutto, difenda, questo è indifendibile, uno che mette 10-10, scusi, eh.
Ma guardi, lei non si permetta di parlare in questo modo, scusi, perché che sta dicendo? Indifendibile, non è difeso. Allora, mi hanno detto, dieci, guardi, il 10, mi hanno 10, detto 10. che qui c'è un architetto che si chiama Diana di cognome, che è un mezzo Allora, scemo, e che guardi. è fissato con queste 10, 10, ha capito perché Allora, mi le permette. sto dicendo, questo non è un discorso, perché li mettiamo dappertutto e dovunque. Ma che io non l'ho visto mai, io ho girato il Ma mondo, cioè. come non esiste? La Cerdisa, ci sono delle Sì, mattonelle che costano un sacco di soldi. 25 anni fa andavano Ma non è queste così. cucine in muratura Ma tristissime. guardi, e forse pensa lei. Incredibile. Guardi, pensa lei, io le posso dire che ci sono tutti i ritorni di tutte queste cose qui. Geometra. E le posso dire Geometra, mi come. lasci dire. Io ho studiato, ho fatto il classico. Sono ridicole. Lei è geometra, magari queste cose. Ma lei pensi quello che vuole. Lei, Io non è che sto. Allora, essendo geometra, scusi, certe cose non può capire. ritorniamo nell'alveo Chi ha della fatto storia situazione. dell'arte, queste cose le sa. Io ho studiato, lei non ha studiato, purtroppo non c'è niente da fare. Però sistemiamo il danno e poi. Allora, senta, guardi. Ognuno a casa sua mette le pagliacciate che vuole. Allora, senta, parliamo di cose serie. Sì, Ecco. meno male Ecco, parliamo. No, che no, non meno facciano male. ridere come le Non, 10-10. non, lei non vada avanti sui discorsi in questo modo, Vabbè. perché già si presenta male. Allora, Ho le posso studiato, ho dire fatto questo. il classico. E io pure, non fate il Ma classico. lei è geometra? Io non sono geometra, sono architetto. Ah, la E cambia quindi lei non si tutto. permetta di parlare in questo modo, perché sono anche un consulente del tribunale. Le chiedo Stia scusa. A tranquillo. Ecco, appunto, questo allora stia punto, se tranquillo. lei è responsabile delle Guardi, ecco, 10-10, allora, a me no, stia tranquillo. piacciono i 10-10. No, stia tranquillo, Ivano! sono. Ivano! No, appunto. Allora, siccome sono io il responsabile del 10-10, ha capito? Sì, Allora lei non si deve permettere di si parlare in questo vergogni, modo. si vergogni. È No, no, lui il no, no, responsabile. no, 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 guardi, non si deve vergognare, perché Pronto? ci sono mattonelle 10-10 che Sì. vendono in tutto il mondo, Sì. ha capito? Le fate in un Pronto? certo In modo. Nigeria vanno a Nairobi pure, montano. In Nigeria. Le Sì. posso dire, lo sa quanto costano questi della Cerdisia? Così 100 rubiamo euro anche al i metro soldi alla quadro. committenza, rubiamo i soldi alla committenza, rubiamo. Poi No, decidiamo se butta a sinistra. no, no, non c'entra niente, guardi. Se Aspetti, le lei passo Ivano veramente. Beccafico, le Allora, passo scusi, Ivano è lei che fa il Beccafico. classico, no? Lei lo Sì. sa benissimo. Sì. Allora, lei lo sa benissimo che Sì. il gusto del bello è personale? Sì. O no? Sì. Ma Allora, a me, scusi, se lei ha posso? fatto il classico, sa benissimo Il che il mio gusto del bello è professore personale. al liceo classico si chiamava Ivano Beccafico e lui mi ha detto di fare questa telefonata da scemo. Ivano! Buongiorno! Sti disgraziati cornuti! Allora, gli dica di Ivano che se ne va a Amore fanculo. ammazzato. È Concetto, ti Come vogliamo stai, bene, sei una persona meravigliosa. Concetto? Bravo. Spettacolare, Concetto! A casa mia c'ho tutte 10-10, stavo scherzando. Un abbraccio e Concetto! complimenti. Ivano, vai. Io sarei entrato già nel telefono, a prenderlo per la gola. Senti, guarda che praticamente l'ammazzavo, Guarda, mi Ho capito stavi. che stavi perdendo le No, ma stacche. con grande classe, però mi stava distruggendo. Lo sai che le cerdise le monta. Grazie, un abbraccio e complimenti. Ciao, buona Ciao giornata, Ivano. ciao, ciao.